Santa Vergine a Pedro Regis. Entro fine anno, morte leader, scatenerà epoca di conflitti senza precedenti. La Vergine Santa ci esorta a pregare incessantemente, a mantenere viva la fiamma della fede e a rafforzare la nostra comunione con Dio. Solo attraverso la preghiera e la conversione del cuore potremo trovare rifugio e pace in mezzo alle tribolazioni che si abbatteranno sul mondo. Ascoltate il richiamo della Madre Celeste e diffondete questo messaggio, affinché il maggior numero possibile di anime possa essere preparato per ciò che sta per accadere, e quello che lei ci racconta, e che sta per accadere nel mondo, non è certamente qualcosa di piacevole ma assolutamente di nefasto. Leggiamo il messaggio. Cari figli, ascoltate con attenzione le parole che vi porto. Il tempo si accorcia, e ciò che sto per rivelarvi è di una rilevanza straordinaria per tutta l'umanità. Il mondo si trova sull'orlo di cambiamenti epocali, e ciò che accadrà nei prossimi mesi determinerà il destino di molte nazioni. Prima che quest'anno giunga al termine, un leader di grande importanza mondiale lascerà questo mondo. La sua morte non sarà solo una notizia di cronaca, ma segnerà l'inizio di un'epoca di conflitti senza precedenti, che si diffonderanno rapidamente, travolgendo popoli e nazioni in un vortice di caos e distruzione. La pace che molti credevano stabile si sgretolerà, e la guerra avanzerà senza pietà, abbattendosi come una tempesta furiosa su terre vicine e lontane. Le tensioni latenti esploderanno, e i popoli saranno trascinati in una spirale di violenza che sembrerà non avere fine. La paura e la confusione regneranno, ma sappiate che il cielo non resterà in silenzio. Un segno straordinario apparirà nei cieli, un segno visibile a tutti, che nessuno potrà ignorare o spiegare con mezzi umani. Sarà un avvertimento divino, un richiamo urgente a prepararci spiritualmente per i tempi difficili che stanno per arrivare. Questo segno sarà un atto di misericordia del cielo, affinché possiate comprendere la gravità dei tempi e rivolgervi a Dio con cuore puro. Non aspettate, figli miei, ma preparatevi ora, perché la tribolazione che verrà sarà grande, e solo coloro che avranno trovato rifugio nella fede e nella preghiera saranno in grado di resistere. Convertitevi, pregate senza sosta, e diffondete questo messaggio, affinché il mondo intero sia consapevole e si prepari a ciò che è stato predetto.